Un sequenziatore è una macchina che ci permette di comprendere qual è la sequenza esatta delle basi lungo il nostro DNA. Noi abbiamo 3 miliardi di basi nel nostro patrimonio genetico, quindi un sequenziatore come quello che noi abbiamo acquisito ci consente di determinare la sequenza esatta di A, C, G e T lungo questi 3 miliardi di basi per il nostro genoma. Udine all'avanguardia sul fronte della genomica. Il parco scientifico e tecnologico Luigi Danieli si arricchisce di un nuovo sequenziatore di DNA che rilancia il ruolo internazionale della nostra regione in campo biologico e biomedico. Questi i vantaggi concreti della nuova macchina che si aggiunge alle due già in dotazione all'IGA. Nel DNA è scritta la nostra predisposizione alle malattie e quindi riuscire a decodificare le basi del nostro DNA ci consente di capire quali sono le malattie a cui siamo predisposti e adottare approcci di prevenzione e di terapia. In cifre, la nuova potente macchina potrà decifrare in corsa circa 600 miliardi di basi che corrispondono ai 6 genomi umani completi, fino a 60 genomi di piante o 3.000 genomi batterici, soddisfatto il presidente di Friuli Innovazione, Sergio Cecotti. Mantenere un primato che l'IGA, l'Istituto di Genomica Applicata, ha in Europa, sicuramente in Italia, ma credo anche in Europa, nel campo della genomica. Quindi tenersi sulla linea del fronte, per così dire, avanzare come le migliori istituzioni scientifiche al mondo è importante. È un consolidamento, è un rilancio ed è anche il segno di una tecnologia che sta galoppando in maniera vorticosa in questo settore. L'IGA è stato visitato per la prima volta questo pomeriggio dal presidente della regione Tondo, che ha inaugurato le nuove attrezzature, sottolineando l'importanza di investire risorse nello sviluppo tecnologico, incoraggiando i giovani ricercatori.